La fumettista! Strike uno! Molto bene, oggi mi sento in forma. Perché hai quell'espressione compiaciuta? Già, ti è capitato qualcosa di bello. Ho un nuovo libro molto interessante. Eccolo. È l'ultima edizione della serie Terebisan. Io l'ho già letto da un pezzo. E tu? Anch'io. Veramente? Oh? Allora avrete visto queste pagine. Ecco. Cos'è? Ah! Fammi un po' vedere. Una striscia dedicata a te. Com'è possibile che tu sia finito su questo libro? Oltretutto fa parte di una delle collane più famose di fumetti. Me l'ha chiesto l'editore pregandomi, anzi implorandomi di accettare. Tu stai mentendo. No, no, è la verità. Sei un bugiardo. La vuoi smettere di raccontare fandonie? Ma è vero, credimi, me l'ha chiesto sul serio. Smettilo di prenderti in te. Ho detto di non dirlo a nessuno. In fondo si tratta solo di un gioco. Un gioco? Spiegati. Ok. Ecco, tenete, disegnate quello che volete. Io ho fatto questo. E io invece questo. Molto bene. Stampante magica. Ma che cosa? State a vedere. Prima di tutto si inserisce un libro. Poi si prendono i disegni. Tieni. Si inseriscono nella stampante e infine si accende. Bene, ha finito. Come potete vedere, i vostri disegni sono finiti sulle pagine di questo libro. Sono proprio i nostri. Quindi prima ci hai preso in giro. Come hai usato? Aspetta, come hai rivolgerti così al mio amico? Vita, scusa se sono stato un po' brusco prima. Non c'è problema. Sentite, avrei un piccolo favore da chiedervi, posso? Male. La smetti di darci fastidio. Una volta vorrei che venisse pubblicato un fumetto di Christine Goda, vi scongiuro, è il sogno della mia vita. Christine Goda? Io non la conosco, tu sai chi è? Sì, disegna una lottatrice in gonnella che fa la parte è della categoria. È con cui si firma mia sorella Jaiko. Ah, sì, certamente. Jaiko ha sfiorato più di una volta la vittoria come miglior fumettista dell'anno, però non c'è mai riuscita. E questo l'ha molto abbattuta, poverina. Jaiko, stai pensando a qualche idea per un nuovo fumetto? A dire il vero, stavo meditando di mollare tutto. Ormai ho capito, sai, non ho talento. Che cosa dici? Ci hai solamente provato 100-200 volte. Già ti vuoi arrendere? Sì, basta. Ma quanto ci vuole? Ormai dovrebbe essere qui. Eccomi! Non arrivavi più. Scusatemi, ma ho voluto prendere tutti i disegni che Jaiko ha fatto fino a oggi. Questo è il lavoro di una vita. Forza, scegliete quelli che preferite. Sai già su quale giornale inserirlo? Per non sbagliare ho portato un po' di riviste per ragazze. Le ragazze di Showio. Ragazzeria e mondo ragazze? Che cosa? Scusa se non te l'ho detto prima, ma l'editore di Le ragazze di Showio ha insistito per pubblicare il tuo fumetto sull'ultimo numero. L'ho già letto e non ho visto niente di mio là dentro. Forse non hai guardato bene perché non ti aspettavi che lo pubblicassero, sorellina. Sei crudele a inventarti una fandonia simile. No, adesso smettila di insultarmi e guarda. Sei antipatico. Ma questo è davvero un fumetto che ho disegnato io? Visto, che cosa ti avevo detto? Oh. Già, sono contenta! Congratulazioni, questa volta ce l'hai fatta! A proposito, è il numero di questo mese, vero? Perché? Devo chiamare subito l'editore della rivista. Aspetta, cosa fai? Perché vuoi chiamarlo? Voglio soltanto ringraziarlo e sono curiosa di sapere la reazione del pubblico. Ma scusa, ma che cosa te ne importa? Mi importa come? Senti, tu sta ferma qui, io torno subito. Nobita! Doraemon! Ora sapete tutto, vi prego, dovete darmi una mano. Forse è facile, la situazione ci complica. Già. Lo sapevo, le bugie hanno sempre le gambe corte. Perché non le dici semplicemente la verità? Voi non avete visto come piangeva di gioia? Con che faccia le dico che è tutto falso? Qui ci vuole l'intercettatore telefonico. Collega questo cavo al telefono di casa che deve usare tua sorella. Speriamo che funzioni, altrimenti saranno guai seri.
Bene, adesso è tutto a posto. Jaiko, vieni qui. Sì, che cosa c'è? Telefona. Salve, parlo con l'editore di Le ragazze di Shouyo. Sì, e tu sei Christine. Che piacere, volevo giusto chiamarti per ringraziarti del tuo capolavoro. Secondo gli ultimi sondaggi, il tuo fumetto è il primo nella classifica di gradimento. Cosa? Dice sul serio? Sei diventata la fumettista più famosa del paese, ma che dico, del mondo. Ehi, non esagerare. Grazie per la fiducia, signore. Certo che però è molto strano. Che c'è? Non sei ancora contenta? Sì, ma se sono così famosa, perché non ho ancora ricevuto una lettera? Scusa, che cosa avrei fatto? È colpa tua, hai esagerato con i complimenti. Vediamo. Bella come tu mi vuoi. Basta impostare l'età della persona che dovrebbe scrivere la lettera e il gioco è fatto. Tieni. Dunque, cara Christine, ti prego, continua a disegnare. Il tuo incredibile fumetto mi è piaciuto veramente un sacco. Ecco, pronta la lettera. Grazie, però non credo che una sola sia sufficiente. Ah, beh, ne possiamo scrivere delle altre da bambini di età diverse, dall'asilo fino alle medie. Christine, amo il tuo fumetto, sono pazza di te, ti leggerò per sempre, sei fantastica, insuperabile. Jaiko, ti ho portato le lettere dei tuoi fan, eccole, guarda. Wow, quante sono! Sono tutte lettere di ammiratori molto gentili. Beh, sarai contenta, spero. Sì, però mi sembra... Ancora? Che cosa c'è che non va adesso? Se sono così famosa, perché nessun'altra rivista mi ha ancora contattata? Avanti, datevi una mossa, non deve aspettare! Il suo bisogno di carina sono per le riviste più lette dalle ragazze! Forza, forza, presto! Hai visto? Compari su Mondo Fumetto, Bambina In e anche su Ciao Ragazza. Quando mi pagheranno comprerò un castello dove andremo ad abitare tutti insieme. Non posso tornare a casa. Rivedendo il mio fumetto, mi sorprende che l'abbiano pubblicato su queste riviste. È una brutta imitazione di fumetti più famosi. Devo parlare immediatamente con tutti gli editori. Ehi là! Eh? Aspetta! Che c'è? Hai bisogno di qualcosa? Volevo sapere se avevi mai letto qualche fumetto di Christine Goda. Come? Guarda questa rivista. Fammi vedere. Mamma mia, ragazzi, fa davvero schifo. I disegni non valgono una cicca. Chi è questa Christine? Ehi, qualcosa non va? Avanti, non dire sciocchezze, tu non sei una fumettista. Mi farà a pezzi. Sono felice che la verità sia venuta fuori. Adesso so cosa devo fare. Cavoli, Dan non se n'è ancora andato. No. Sì, pronto? Qui parla l'editore. Posso fare qualcosa per te, mia cara Christine? Si tratta del mio fumetto. Non intendo chiedere nessuna ricompensa per il mio lavoro. Ho capito che non è all'altezza della sua rivista e che ho ancora bisogno di imparare molte cose. Bravissima, bravissima, Jaiko. Volevo dire, Christine.